Non conosciamo con precisione l'area di origine del suino. Alcune testimonianze, che risalgono a migliaia di anni prima di Cristo, svelano la sua presenza e i tentativi per addomesticarlo in diverse zone dell'Asia, dell'Africa, in Grecia, nei Balcani, nell'Europa centrale. Il suino selvatico si è rivelato per tanti aspetti un animale di grande interesse per l'uomo, che da cacciatore e nomade iniziava a praticare l'allevamento stabile. È un animale onnivoro, prolifico, adattabile a qualsiasi ambiente o clima, fornitore di carne e grasso di ottima qualità e quantità. Il maiale, per queste caratteristiche, è passato dallo stato selvatico allo stato domestico e ha dato inizio a quella grande molteplicità di razze e di varietà che ancora oggi è viva e presente nel panorama zootecnico mondiale. Antichissime sono le radici italiane della conservazione tramite salagione e stagionatura delle carni suine. Vicino a Mantova è stato scoperto un insediamento etrusco, V secolo a.C., dove sono stati ritrovati numerosi resti di ossa di animali. Dallo studio delle ossa si è potuto dedurre che i maiali erano stati macellati in età adulta ed inoltre che mancavano i resti di molti arti posteriori. Infatti le cosce di maiale venivano salate o affumicate per poi essere esportate ad Atene nell'antica Grecia. In epoca romana, Polibio riferisce di grandi estensioni di querceti e di conseguente abbondanza di suini nella parte settentrionale dell'Italia, nella pianura padana. Strabone afferma che la maggior parte dei suini presenti in Italia provenivano dalle zone dell'odierna Emilia. Le parti più richieste e sulle quali si concentra l'interesse e il favore dei romani sono le cosce. La loro produzione aumenta e i metodi di trasformazione si evolvono. Il prosciutto crudo diventa così l'elemento di maggior pregio ricavato dal suino. Catone, nel De Agricoltura, racconta sperimentazioni e tecniche empiriche di stagionatura per molti aspetti simili a quelle attuali. Con le invasioni barbariche si rafforza e si accresce la cultura del maiale. Nelle zone padane, occupate dai Longobardi, si diffonde l'arte della trasformazione e conservazione delle carni di maiale. Il suino diventa una delle risorse più importanti dei villaggi e delle campagne sotto forma di insaccati e di carni conservate. Tutto quello ricavato dalla macellazione deve durare tutto l'anno e nulla può andare sprecato. Prosciutti, spalle e pancette diventano addirittura moneta corrente. Col passare dei secoli, l'allevamento del suino ed il consumo dei salumi assumono sempre più importanza. Nel Rinascimento il prosciutto viene cotto e utilizzato in moltissimi modi. Si sviluppa una vera arte gastronomica e il suino appare nei banchetti più sontuosi. Il Rinascimento è anche il tempo nel quale si afferma l'arte del taglio, dell'affettare il prosciutto in modo armonioso ed elegante, secondo una precisa liturgia e una spettacolare gestualità. Come curiosità, ecco quello che scrive Vincenzo Cervio nel suo trattato Come si trincia un prosciutto integro, pubblicato nel 1593. Volendo adunque trinciare il prosciutto, tu li leverai la codica con grassa d'intorno e tutta la carne rancia, facendo che quello che tu trincerai sia netto e pulito da ogni brottura. Ma nota che sono molti diversi i gusti degli uomini, perché alcuno gli piace il prosciutto tagliato in fette grandi, ed altri in picciole, ed altri grasso, ed altri magro.
Nel XIX secolo si diffondono i primi laboratori alimentari, le prime salumerie. Uomini e prodotti si muovono più agevolmente da una nazione all'altra e nascono le prime macchine per la lavorazione e trasformazione delle carni. Aumenta la possibilità di acquisto e aumenta l'offerta dei prodotti derivati dal suino.